La nostra storia oggi è dedicata al trittico di Mariotto Albertinelli che si trova nella Sala del Perugino. Questo cavalletto fu fatto realizzare proprio dal Gian Giacomo Poldi Pezzoli dopo l'acquisto dell'opera per valorizzare il trittichetto. Il trittichetto era destinato alla devozione privata, era un oggetto davanti a cui si poteva pregare. Sul fronte delle due ante del trittico è inquadrata un'annunciazione. L'usanza di utilizzare il monocromatico per le ante esterne dei trittici deriva da una tradizione fiamminga. Assolutamente rinascimentale e fiorentina, invece, è la scelta di inquadrare la scena all'interno di una stanza con un pavimento in prospettiva. Ci muoviamo sul retro del trittichetto. Il teschio ha anche un valore simbolico perché è un riferimento al memento mori e alla vita che ci attende dopo la morte. Nel centro è posta la Madonna allattante, che conserva ancora la sua cornice originaria. Sulla cornice un cartiglio con le lettere MD, che per alcuni critici è stata letta come Mater Domini, per cui un attributo di Maria. Per un'altra parte della critica, invece, MD è stato sciolto come 1500. In ogni caso è proprio attorno al 1500 che è stata realizzata quest'opera. Sull'anta sinistra del trittico troviamo Santa Caterina di Alessandria, martire, inginocchiata in devozione davanti alla Vergine. La santa reca tra le mani la palma del martirio e ai suoi piedi è visibile la ruota dentata, simbolo del suo martirio. La santa è inginocchiata al di sotto di un loggiato scorciato in prospettiva con dei capitelli delle colonne in stile corinzio. Sullo sfondo si apre un bellissimo paesaggio popolato da minuscole figurine che narrano la scena del martirio della santa e, in cima allo sperone roccioso, gli angeli seppelliscono la santa sul Monte Sinai. Sull'anta destra del trittichetto vi è un'altra santa martire, Santa Barbara, una figura mitica, probabilmente vissuta nell'Oriente cristiano. Che come vedete è inginocchiata sotto un uomo. Quest'uomo è il suo carnefice e padre di Oscuro. Di lei vedete la torre in cui fu imprigionata dal padre e in cui lei studiando si convertì al cristianesimo. L'architettura della torre è un'architettura di tipo nordico perché il culto di Barbara era molto diffuso nel nord Europa. A sinistra il paesaggio con le case inquadra altre figurette. Il primo episodio è quello del padre che insegue la ragazza che si è convertita al cristianesimo. E il secondo è l'episodio di Barbara che si immerge in una piscina per battezzarsi da sola. Mariotto Albertinelli si forma nella bottega di Cosimo Rosselli a Firenze. In questa bottega ci sono altri valenti pittori, tra cui Piero di Cosimo e soprattutto Baccio della Porta. Poi diventerà religioso con il nome Fra Bartolomeo, entra in società con Mariotto Albertinelli. In quest'opera i riferimenti sono a tutti i maestri che si potevano osservare a Firenze in quello scorcio di secolo e in particolare ci sono dei riferimenti a
Perugino, nella dolcezza delle figure e in particolare osservate le analogie nel volto della Vergine dei due dipinti. Accanto al dipinto di Perugino troviamo un'opera proprio di Bartolomeo della Porta, quindi il socio di Mariotto Albertinelli. Si tratta di un'opera di dimensioni simili. Rispetto a Mariotto le forme sono più solidi e i riferimenti a Leonardo estremamente evidenti, sia nella tipologia del Bambin Gesù, sia nelle bellissime pieghe che compongono il panneggio della veste.